Dovresti sapere che sono un pochino tanto nerd su roba tipo fantasy, D&D, serie TV e cose del genere. Quindi andiamo a spacchettare. Opera. Allora, spero che non sia tipo la scatola della delusione. Vediamo un po' che cos'è questa. Signori, questa è una maglietta di Labyrinth. È viola e non mi piace, ma è strabella. È strabellissima. Labyrinth è uno dei miei film preferiti, col Duca Bianco. Spettacolare, guarda che bella, è bellissima. Questa vale assolutamente già metà del prezzo di questo loot crate. Andiamo a vedere cos'altro c'è. Abbiamo un tubo. Questo è un tubo. È un tubo per... tu fai così. No, non si fa, non si fa su YouTube. Credo che sia per imballare le cose. Abbiamo dei calzini di Harry Potter. Porca puttana, i calzini di Harry Potter. Va bene, dei calzettoni di Harry Potter, così to Harry Cap. Ma chi l'ha fatti questi? Deficiente probabilmente. Poi abbiamo una bello questo. Abbiamo uno stendardo, non è uno stendardo, un gagliardetto con un D20. Non so se lo vedete. Forse così si vede meglio. Mettiti a fuoco, maledetto. Non si mette a fuoco. Guarda, il fuoco devi metterlo qui. Pronto? Non metti a fuoco. Perché non metti a fuoco? Va bene, giuro che è un D20. Dalla faccia del 20. Questo è molto carino per me che sono nerd. Ero nerd di D&D. Poi abbiamo un magazine del Loot Quest. Oh no, ma mi sta spoilerando tutto quanto. Ah, con tutte le cosine, vedi. Ah, è di Neverwinter Nights. Molto, molto bene. Con questo mi ci pulisco il culo quando vado in bagno. Fino abbiamo due scatole del mistero. Abbiamo una scatola del mistero e un dildo. Questo sembrerebbe essere un dildo. Apriamo il contenuto oppure della scatola del mistero. Apriamo quello della scatola del mistero. Allora, apriamo la scatola del mistero e all'interno troviamo... Cazzo, che cosa sei tu? Un... No, raga, questo è bellissimo. Questo è bellissimo. Questa qui è una forma per fare un D20 gigante. Qua dentro, voi non lo vedete, ma ci stanno i numeri. Praticamente qui ci puoi colare le cose. È un D20 size dice per fare il cubetto di ghiaccio. Cioè, qui dice... Mettilo, dove cazzo sta la telecamera? Eccolo qua. Dice, chiudilo, metti l'acqua, riempilo dal buchino, eccolo qua, e piazzalo in freezer per 8 ore. Poi rimuovi dal freezer e spacca il frenghietto dell'acqua che sarà andato qui, e poi lo puoi aprire. Raga, è fighissimissimo. Potrei provare a fare qualcosa con il lattice a questo punto. E infine un corno di Viking, credo, con una pratica cinturina, suppongo, dove tu metti il corno qui dentro. Questo è un corno per bere, ecco qua, te lo metti alla cintura e quando l'host ti dà la birra, invece del bicchiere di plastica di merda, bevi da questo e fa... Molto, voi non avete visto perché non è, ecco, probabilmente perché io sto qua e quindi non posso fare. Oddio. Allora, questo qui potrebbe anche essermi utile, è di plasticaccia schifosa, però questo qui non è male. Nell'ordine i calzini sono la cosa più brutta che io abbia mai visto. Poi abbiamo questo che è carino. Questo che non è affatto male, no, forse prima questo, poi il D20 e infine la maglietta è una delle cose più belline, davvero davvero molto molto carino. Dunque, questo era il loot crate, dentro ci sono cose siccavorine, ma devo dire che però il D20 per il ghiaccio è figo, la maglietta di Labyrinth è strabella anche se è viola, quindi penso di regalarla a una mia amica. Il gagliardetto col D20 è un sacco figo se ancora giocassi a D&D, e questi sono la cosa più brutta del mondo, che li userò così.
No, davvero fanno cagare, fanno davvero cagarissimo. Però io ringrazio tantissimo l'iscritto che vuole rimanere anonimo per avermi regalato questo. E questo video a cazzo di cane è finito. Quindi lasciate un pollice in su per la varianza. E bella per voi!